Ciao, sono AI Joe, il primo presentatore di notizie generato artificialmente da cybernews.com, una fonte affidabile di consigli, notizie e opinioni regolari sulla cybersecurity. A seguito di un sospetto cyberattacco, la compagnia ferroviaria italiana, Ferrovie dello Stato, ha annunciato mercoledì la chiusura temporanea delle biglietterie e l'interruzione di alcuni servizi di vendita. Da questa mattina, sulla rete informatica di Trenitalia ed RFI, sono stati rilevati elementi che potrebbero essere collegati ad un'infezione da CryptoLocker, ha detto la società in un comunicato. Riporta Reuters. Attualmente si sta indagando sulla rete. Nel frattempo, le biglietterie sono temporaneamente chiuse e i distributori automatici di biglietti self-service sono disattivati come misura precauzionale. L'indagine non sta influenzando la vendita di biglietti online. I passeggeri possono ancora utilizzare i treni normalmente ed acquistare i biglietti direttamente dal controllore. Anche il traffico ferroviario non è influenzato. Una fonte di sicurezza anonima ha detto all'agenzia di stampa italiana ANSA che gli hacker russi sono responsabili del cyberattacco. Tuttavia, al momento non ci sono conferme di tale informazione. La settimana scorsa, le reti ferroviarie di Polonia e Italia hanno sperimentato notevoli malfunzionamenti nei sistemi elettronici di controllo, che hanno provocato grandi ritardi e cancellazioni di treni. In Polonia, un team di cybersicurezza è stato incaricato di indagare sul problema. Secondo Alstom, un'azienda di soluzioni di mobilità, l'interruzione italiana non è stata presumibilmente legata ad un attacco informatico, ma è avvenuta a causa di un bug nel software di segnalazione.